Un jet privato da Milano in Sardegna ti può costare 7 barre 10.000 euro. Prima del Covid organizzavo almeno 10 feste all'anno, senza droga, senza alcol. Facevano la fila a venire con me. Le donne, le belle donne ti portano ad avere rapporti con imprenditori importanti, politici. In una festa si può spendere quanto si vuole, da 10.000 a 100.000 euro, dipende dove sei. Sono un piccolo Berlusconi Junior, come no? Ho diverse attività sparse in tutto il mondo. Ho deciso 5 anni fa di prendere casa e un appartamento a Piazza Beltrade 1. Nel palazzo abitano tantissimi personaggi famosi ed è frequentato veramente da gente veramente importante. Ho visto le interviste su quello che è successo a Terrazza Sentimento, però volevo rappresentare la Milano bene, la Milano degli imprenditori per bene, la Milano che si diverte, organizza feste, però le organizza senza droga, senza alcol. Prima del Covid organizzavo almeno 10 feste all'anno in tutto il mondo e ne ho organizzate tantissime anche a Milano e nei locali più importanti di Milano. Facevano la fila a venire con me nelle feste. Io sono nel mondo della moda e delle model da 10 anni. Essere proiettato nel campo della moda è stato uno dei passi più importanti di Milano. Per quale motivo? Perché le donne, le belle donne ti portano ad avere rapporti con imprenditori importanti, politici, i liberi professionisti e quindi puoi fare tantissime pubbliche relazioni. Ho fatto feste anche a Porto Cervo, negli Emirati Arabi, a Dubai, sulle barche, ma sempre feste veramente importanti e per bene, con gente per bene. Non è mai circolato droga, mai, non bevo, sono astemio addirittura. Allora si sentivano le feste naturalmente perché io abito al quarto piano e mi pare che qualche volta l'ho pure intravisto con belle ragazze e c'era pure un via vai di taxi, NCC la sera, ma qua è naturale, siamo in Piazza Duomo a Milano, siamo a Piazza Beltrade 1. Certamente non pensavo che succedesse quello che è successo, sono contro il trattare la donna come un oggetto. Qualche cosa di naturalmente nella mia carriera di piccante naturalmente è successa, no? Perché avendo a che fare con diverse bellissime donne e modelle, per esempio mi sono trovato ad essere anch'io corteggiato tantissimo, perché vedono la bella vita, vedono il lusso, vedono le barche, quindi magari sono affascinate da questo mondo. Ma io ho considerato sempre benissimo le ragazze cui ho frequentato, tipo che sono delle sorelle per me. Che cosa spinge una persona a fare una festa? Qual è il sentimento che prevale? Un'ostentazione? Allora, un po' di tutto. Anche esibire effettivamente dove si è arrivati e quello che negli anni si è raggiunto con tantissimi sacrifici, perché nessuno mi ha regalato nulla e tutt'oggi devo lavorare per poter mantenere lo status che ho raggiunto. In una festa si può spendere quanto si vuole, da 10.000 a 100.000 euro. Dipende dove sei. Mi è capitato di prendere delle location importantissime, alberghi importantissimi di Milano. E sono anche il presidente di una squadra di calcio di Milano, che si chiama Milano City. E spero un domani di comprare anche il Milan. Ma lei possiamo dirlo che è un piccolo Berlusconi? Sì, sì, lo potete dire. Infatti ho partecipato a feste anche con Berlusconi a Roma per finanziare il partito e pagavo 1.000 euro a testa. Portavo tipo 10 partecipanti, pagavo 10.000 euro. Benissimo adesso presentarmi tipo anche presidente della regione Calabria, ma preferisco il prossimo anno presentarmi a sindaco di Milano. L'Italia è il paese che amo, Milano è la città che amo, scendo in campo. Sponsorizzano la mia candidatura proprio per le mie relazioni. I soldi a Milano si fanno con la libera professione, se tu sei un professionista importante, ti puoi permettere naturalmente di avere studi importanti in Piazza del Duomo ed avere l'assistente personale, l'ufficio stampa. Venite, vi porto a vedere il mio studio. Milano, come nelle altre capitali e anche all'estero, tipo a Dubai, non gli serve nemmeno la carta di credito, perché chiama, dice sono Salvatore Varano, ok? E quindi quella è la carta di credito. Gli altri condomini si lamentavano, hanno fatto degli esposti. Come rispondeva Genovese? Lei da inquilino? Queste voci nel palazzo c'erano, no? Che si lamentavano perché sentivano schiamazzi. Personalmente non sono mai stato toccato da questa cosa e non sono stato mai invitato a firmare qualche reclamo. Si parla sempre di ambienti. Se io frequento degli ambienti bene,
le feste sono feste bene. Ho partecipato a queste feste di cui vi dicevo che c'è la drag queen, oppure c'è la ragazza immagine vestita carina, tutte queste cose qua, la sex golf. Quanto pensa che costerà in termini economici Genovese? A livello di avvocati costerà tantissimo. Un solo intervento di un avvocato in questa vicenda ti può costare anche inizialmente 100.000 euro. Solo per studiare le carte. Poi c'è la fase risarcitoria, perché comunque la vittima, se si prova che lo stupro c'è stato, la devi risarcire, no? Quello fa sì che tu possa scontare una pena inferiore o comunque abbia delle attenuanti. Quindi una vittima che è stata stuprata può chiedere anche tramite i legali, per fare una sorta di mediazione, anche 5 milioni di euro. Però uno che ha i soldi ne paga anche 10 milioni di euro. Secondo me nemmeno il mondo dei soldi possa far perdonare un reato così grave ai danni di una ragazza giovane, perché sono i reati più brutti che si possano commettere, questi qua.